Buongiorno amici della Clessidra e ben ritrovati a questo nuovo appuntamento della Clessidra di Ema. Come avete intuito, oggi con noi ci sarà un grande ospite, un maestro dell'orologeria italiano e sto parlando di Andrea Coppola. Benvenuto Andrea sulla Clessidra di Ema. Ciao, ciao a tutti, un saluto da parte di Andrea. Grazie a Ema per questa opportunità e invito anch'io tutti a mettere mi piace a questo video, a vedere gli altri video di Ema e a iscrivervi al canale per rimanere aggiornati su tutte le novità. Dunque Andrea, partiamo con quella che è la prima domanda, forse anche un po' banale, ma doverosa da fare. Come nasce quella che è la tua passione? Trovare le radici dalle quali nasce la mia passione e da cui oggi faccio quello che faccio non è semplice. E, diciamo che un po' come tutti in casa ci sono sempre stati degli orologi, l'orologio del nonno che da bambino provavi a dare la corda, a leggere il quadrante, a spostare le lancette. Forse da lì è scattata la molla, ma sicuramente questa passione ha avuto tanta linfa dall'epoca d'oro dei forum alla quale io ho avuto la fortuna di partecipare e avere l'opportunità all'epoca di avere il contatto e condividere la mia passione con tante persone in giro per l'Italia e per il mondo e scambiarci pareri, opinioni, informazioni, avere la possibilità di approfondire grazie a grandi collezionisti e perché no grandi tecnici, ma anche hobbisti con le loro idee singolari e avere l'opportunità di studiare e di approfondire ogni aspetto ed ogni argomento che al momento mi interessava. Sicuramente posso dire che ho cominciato come tutti, mi piacevano gli orologi, ho cominciato ad acquistarli per il piacere di indossarli, dopodiché ho cominciato a collezionarli, ad interessarmi più all'aspetto storico piuttosto che collezionistico, e poi si è passati gioco forza, avendo a che fare con orologi da collezione, orologi d'epoca, ad interessarsi all'aspetto tecnico perché magari l'orologio aveva bisogno di un ricambio, quindi la ricerca del ricambio, l'approfondimento per quanto riguarda il funzionamento del movimento, le peculiarità di ogni calibro, e da lì poi è stato tutto un susseguirsi di studi fatti diciamo in maniera amatoriale e via via sempre più professionale, fin quando poi ho deciso di iniziare a mettere direttamente le mani sui calibri, sugli orologi, e questo mi ha dato l'opportunità di accrescere ancora di più il mio bagaglio culturale e tecnico. La seconda domanda che ti pongo è: da dove trai ispirazioni per quelle che sono le tue straordinarie creazioni e soprattutto perché hai cominciato a creare orologi? I miei orologi e i miei progetti di orologeria in generale si basano su esigenze espressive e personali. Cioè io faccio quello che mi va di fare. Non ho nessun vincolo commerciale, non ho nessun vincolo a livello, non devo fare colpo su nessuno.
quindi faccio sostanzialmente quello che mi piace. E l'ispirazione nasce dalla mia cultura personale appresa in questo campo, in questo ambito e in questo mondo, unita ad altre esperienze personali e ad altre cose che mi appassionano nel mondo della letteratura, piuttosto che della musica, piuttosto che dell'arte. E non sono vincolato a particolari filoni produttivi, per cui l'ispirazione nasce nel momento in cui io mi metto davanti, mi metto al mio banco, guardo il materiale a disposizione e decido in quel momento il modello che voglio andare a realizzare. Tutto, ripeto, è dettato dall'esperienza e dai gusti collezionistici e dalla cultura collezionistica che ho appreso, con la quale mi sono formato nel corso degli anni. La prossima domanda è: dove riesci a reperire quelli che sono i materiali necessari per la costruzione dei tuoi orologi, delle tue creazioni? La ricerca dei materiali necessari per la realizzazione dei miei orologi è sempre avvenuta in maniera del tutto casuale. Per spiegarmi meglio, quando io ho trovato le casse di questo modello piuttosto che di un altro, oppure i movimenti, non stavo affatto pensando di realizzare un orologio, oppure di realizzare questo orologio, oppure di fare un progetto per un orologio. Mio parere personale, non sarebbero venuti così bene, non sarebbero stati così belli se fosse stato tutto studiato a tavolino. Del resto, le cose migliori vengono grazie all'entusiasmo che probabilmente mi coinvolge nel momento del ritrovamento di un piccolo lotto di ricambi o appunto di casse sulle quali poi comincio a fantasticare per la realizzazione di un progetto, casse piuttosto che movimenti, ma anche soltanto un paio di lancette. L'ispirazione può partire da qualsiasi cosa e il reperimento di questi materiali può avvenire ovunque. Mi ricordo che i movimenti del Tour du Monde, dello Svegliarino Re del Mondo, mi sono arrivati da un posto vicino alle cascate del Niagara, e mentre invece i bracciali di questo ero disperato e me li ha venduti un ragazzo di Caserta. Ero disperato perché non sapevo come completare questo progetto. Poi ho trovato questi bracciali spettacolari e li ho trovati sotto casa praticamente. E sono cose che avvengono in modo del tutto naturale, quando meno te l'aspetti. Certo, per il lavoro che faccio sono avvantaggiato perché conosco molte persone del settore e ho la possibilità e l'opportunità di contattarle nel caso necessitassi di qualcosa, ma questo diciamo avviene raramente e preferisco che le cose capitino in modo del tutto casuale, del tutto naturale. Ok, un'altra domanda: chi sono gli appassionati che decidono di acquistare un orologio di Andrea Coppola? La tipologia di appassionato che sceglie di indossare un mio orologio è sicuramente una persona che conosco, o quantomeno è una persona che condivide con me lo stesso pensiero e la stessa filosofia su determinati aspetti di questo mondo e di questa passione.
è una persona che decide di indossare l'orologio, di vivere un'esperienza vintage d'élite, un'esperienza vintage particolare, che è capace di comprendere tutti gli aspetti tecnici che portano alla realizzazione e alla scelta di un determinato materiale o alla comprensione di una determinata lavorazione. È una persona che ha la cultura per comprendere il valore dei materiali e la qualità dei materiali che io vado a proporre. Sicuramente l'aspetto economico e l'aspetto estetico sono due aspetti, scusate la tautologia, che io metto in secondo piano. Sicuramente l'orologio deve essere bello, sicuramente deve essere di valore, deve essere un orologio che è degno di essere indossato da un collezionista che ha raggiunto un livello di passione per cui si è visto passare diversi orologi tra le mani prima di avere, diciamo, una formazione adeguata ad avere un mio orologio. Sicuramente è una persona che ha voglia di emozionarsi, ha voglia di emozionarsi in questo mondo e che ha la possibilità di e il tempo di condividere con me passo passo le sue impressioni, e quindi ha anche voglia di seguirmi durante la realizzazione del progetto, e di contattarmi, di farmi sapere che è vicino a me, che condivide le mie scelte. Mi fa molto piacere sentirmi contornato da persone che mi seguono durante tutto il progetto. Preferisco avere a che fare con questa tipologia di appassionato piuttosto che quelli che vede il prodotto finito e una volta che ha visto il prodotto finito si manifesta e dice: ah, ma quanto costa? Non è in vendita, perché c'è tutto un percorso che non hai seguito, oppure nel quale non ti sei lasciato coinvolgere, per cui a me non interessa interagire con questa determinata tipologia di persone. E anche la voglia di sviluppare, di innaffiare la pianticella della passione giorno per giorno, apprendendo qualcosa gli uni dagli altri. E chi sceglie di indossare un mio orologio sceglie di fare un'esperienza e di lasciarsi coinvolgere al 100%. Certo, mi rendo conto che in questo mondo che va alla velocità della luce sia difficile pretendere questo dalle persone, ma io un lavoro ce l'ho, non creo orologi per venderli, per mangiare, creo orologi per passione. E quindi posso anche permettermi di scegliere a chi far indossare i miei orologi. E detto questo, la mia porta è sempre aperta a tutti. Io ho sempre tanto piacere di ricevere messaggi, ricevere commenti e di rispondere a tutti. E come ho fatto del resto con te, appena mi hai contattato subito ho avuto piacere di risponderti e subito ho avuto piacere di abbracciare questa opportunità che mi hai voluto dare, e non finirò mai di ringraziarti. Io sono così,
Sono una persona molto semplice, mi piace condividere la mia passione con tutti e al contempo pretendo da chi ha piacere a mettersi il mio orologio sul polso attenzione e voglia appunto di farsi coinvolgere da questa passione. Beh, ti ringrazio per quelle che sono state le tue belle parole, Andrea, ed ovviamente da parte mia hai la massima disponibilità. Detto questo, c'è un'ultima domanda, che ti volevo, porre, ma hai qualcosa in mente? Ci sono dei progetti futuri? Insomma, cosa bolle in pentola, Andrea? Progetti ce ne sarebbero tanti. Ci sono tanti progetti che sono rimasti prototipi, ci sono tante piccole cose in cantiere che potrebbero diventare grandi cose. Ci sono in progetto collaborazioni con altri artigiani indipendenti che hanno sviluppato dei propri progetti e stiamo cercando di fare cose a quattro mani. C'è la possibilità di fare delle cose con delle case più grandi, c'è tanta carne sul fuoco sicuramente, però a me interessa soprattutto divertirmi, perché altrimenti si perde quel pepe che c'è nella passione e quella cosa in più che fa di un mio orologio. Un orologio devo sentirlo mio e devo metterci quanto più possibile del mio affinché sia pronto per uscire fuori, per spiccare il volo. Per il momento sto studiando diverse tipologie di progetto e vediamo quale tra queste arriverà per prima al traguardo della realizzazione. Lo scopriremo solo vivendo. Ebbene Andrea, io ti ringrazio per la disponibilità e per l'opportunità che hai dato sia a me, Emanuele, della Clessidra D, ma che anche ai nostri ascoltatori di conoscerti un pochino meglio. Ciao a tutti, un saluto e grazie mille a Ema per questa opportunità. Bene amici, abbiamo conosciuto meglio il maestro Andrea Coppola. Mi raccomando, iscrivetevi al canale, mettete la campanellina, cliccate sulla campanellina ed iscrivetevi anche su Telegram e Instagram, dove ovviamente ci saranno aggiornamenti, post, eccetera, eccetera. Detto questo, ragazzi, non mi rimane che salutarvi. Ringrazio ancora una volta Andrea e un abbraccio a tutti quanti e ciao!